Quali sono i tratti distintivi di questo libro? È una prima opera di Salvo Fuggiano da Massafra. È una prima opera, però ha avuto il coraggio di mettere in scena, possiamo dirlo mettere in scena perché potrebbe anche diventare un film, un thriller abbastanza intricato, psicologico, complicato, però stuzzicante, e poi su tematiche assolutamente attualissime, perché si parla di pedofilia, di serial killer e così via. Sono argomenti tosti, che una sorta di cazzotto nello stomaco, però tutto sommato credo che sia da incoraggiare il nostro scrittore massafrese. Come è nata l'idea di realizzare questo thriller? Allora, l'idea è nata da una scommessa con uno scrittore della Newton, Mario Mazzanti. Lui è venuto a Massafra per presentare il suo libro da me, perché io sono anche un libraio, mi piace poi conoscere altre realtà uguali alla mia. E parlando, lui stava scrivendo il suo nuovo libro e avevo chiesto di mettere come personaggio un libraio di una piccola città. Lui mi ha fatto il discorso contrario, mi ha detto: perché non scrivi tu e metti me come personaggio? Ed effettivamente poi è nato un personaggio che ha proprio il suo cognome nel mio libro. Tutto lì, una scommessa, un gioco che è andata. Come nasce la scelta invece del titolo? Allora, non era quello il titolo iniziale, era un altro. Avevo scelto un altro titolo, poi non piaceva a diversa gente con cui avevo parlato, e alla fine abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, perché le favole sono quelle che si leggono ai bambini, le nonne, i genitori, e poi il silenzio, perché il libro è pieno di omertà, c'è tanta gente nel libro, tanti personaggi che non hanno il coraggio di parlare, quindi la favola del silenzio. Cosa che rispecchia molto anche la nostra società, c'è molta omertà. La copertina chi l'ha realizzata e soprattutto rappresenta la scena di un crimine? Allora, la copertina è stata voluta fortemente da me. Lupo Editore non aveva intenzione di utilizzare questa foto, perché lui voleva mettere un'altra copertina, però io sono testa dura e ho fatto di tutto per poterla utilizzare. Sì, effettivamente attuale, sarebbe una parte di Massafra Vecchia, che poi è molto comune a tanti paesi, anche nel Barese ci sono queste stradine, con questo bimbo che va verso il buio, verso l'ignoto, non si sa cosa li aspetta. È un thriller a tratti autobiografico o non c'è nulla di tuo? Il 70% del libro c'è Salvo. Il 70% c'è. Poi ne parleremo stasera per quale motivo. E invece ci sono dei messaggi che hai voluto lanciare ai lettori, anche se non si tratta di un genere che appunto. Tanti. Allora, il thriller ha preso piede ultimamente, sì, non è per tutti, più che altro perché è molto crudo in alcuni aspetti. Io quello che chiedo nelle presentazioni che faccio è proprio cercare di instaurare un rapporto con il lettore, anche se non lo comprano, non lo leggono, però far capire che effettivamente il male c'è, esiste, è sempre vicino a noi. Quando si parla di pedofilia si parla sempre dell'estraneo, no? E invece tante volte il pedofilo è proprio all'interno di un nucleo familiare, l'amico, il parente, quindi una persona vicina al bambino. E quindi io voglio che effettivamente, non sono nessuno, non è che posso essere arrivato lì e dire io voglio aiutare, no, però almeno far riflettere, far pensare che bisogna parlare, ascoltare i bambini e aiutarli quando c'è qualcosa che non va.